degli strumenti che come formatore, come anche come genitore uso spessissimo quando ho voglia di, come dire, di attivare emotivamente qualcuno, e attivare emotivamente qualcuno serve spesso, serve quando vuoi, come dire, tranquillizzare tuo figlio, quando vuoi raccontargli una storia prima di andare a letto, ma serve anche quando hai un'aula davanti e non vuoi che si addormenti dopo i primi 5 minuti che tu parli. Uno dei sistemi che si usa è quello delle storie. Gli esseri umani sono affamati di storie. In ogni momento, come dire, raccontare una storia è uno dei modi più sicuri per abbordare una ragazza al bar, abbordare qualcuno a una festa, sfogarsi rispetto a quello che è successo, attirare l'attenzione. Tutti noi siamo dei mangiatori di storie. E ci sono tantissimi studi ovviamente su come funziona una storia, sui vari modelli di storia e così via. Li trovate poi nella bibliografia. E quindi anch'io personalmente sono stato sempre affascinato dalla capacità delle storie di produrci degli stati emotivi. Alcuni sono arrivati anche a dei livelli veramente notevoli. Allora mi sono fatto due domande nel mio lavoro, che sono: una, come funziona una storia, cioè come è fatta, cos'è una storia e che cosa non lo è, cioè quando è che mi sto parlando addosso in aula e quando è che invece sto raccontando una storia. E la seconda domanda è se non c'è una controindicazione nell'usare le storie. Faccio un esempio: noi abbiamo dei modi di dire che sono positivi e altri negativi sulle storie. Per esempio, quando si dice a qualcuno ma non raccontare storie, è come dire ma non raccontare delle cose che non hanno a che fare con la realtà, no? Dove invece ci sono cose molto più belle che si possono dire sulle storie, del tipo una storia d'amore o una bella storia e così via. Quindi diciamo, le storie sono una specie di meccanismo standard che poi a volte serve per parlare della realtà e farla intuire, altre volte serve per menare per il naso. E se fate una professione d'aiuto come fa il sottoscritto, capita che i clienti ti raccontino delle storie. È molto difficile distinguere quando il cliente ti sta raccontando la storia della sua vita o ti sta raccontando delle storie, che molto spesso racconta anche a se stesso. Allora, seguendo questo filo di pensieri, la prima domanda che mi sono fatto è come si fa, cos'è una storia? E ho trovato una storia su questo. E la storia riguarda Ernest Hemingway. Probabilmente l'avete sentita perché è famosa. Una volta si dice, non si sa se sia vero o meno, ma che fu chiesto a Hemingway se era capace di scrivere una storia lunga 6 parole. E quindi che fosse così breve che si potevano usare soltanto 6 parole. La storia dice che Hemingway ci pensò un po' e poi se ne uscì con questa storia. Vendesi, scarpe da bambino, mai usate. E questa è la storia. Voi non lo potete vedere, ma io sto guardando il cameraman che, quando ha sentito la fine delle 6 parole, ha sorriso. Il che vuol dire che queste 6 parole gli sono arrivate, gli hanno provocato una scena nella sua testa, e questo è l'effetto che fanno le storie. Non so se voi che la guardavate avete avuto un effetto, ma queste sono 6 parole, e che differenza c'è fra 6 parole messe a caso e queste? La prima differenza è la cornice, cioè io vi ho detto sto per raccontarvi una storia, esattamente come ai miei figli quando chiedono adesso mi racconti una storia, quindi c'è una cornice. Una storia non è fatta solo delle cose che dite, ma anche della cornice che dice questa è una storia. I riferimenti qui sono a Gregory Bateson e ad altri. Poi c'è la storia vera e propria. Questa cosa delle 6 parole ha avuto un successo immenso, c'è un libro intero, perché è successo che una rivista, la trovate anche questa nei riferimenti ed è su internet, una volta ha detto ai suoi lettori: perché non fate come Hemingway e ci raccontate la storia della vostra vita in 6 parole? E tutti hanno cominciato a scrivere, a mandare, eccetera. C'è un intero libro sull'argomento. Per darvi un'idea, sono centinaia e centinaia di storie della vita di persone, in cui la cornice è questa. Voi sapete che le parole che state per sentire sono la storia di qualcuno in 6 parole. E per esempio ce n'è una che dice: ho riso finché ho fatto pipì. E questa è la storia della vita di una persona. Oppure un'altra: obiettivo vita, massimi risultati, minimo sforzo. Queste sono 6, sì, nella mia traduzione dall'inglese. Oppure il titolo del libro, per esempio, è non esattamente quello che avevo pianificato. Anche qui sono 6 parole che identificano la vita di una persona, no?
E quindi ha avuto molto successo questa cosa delle sei parole. E dal mio punto di vista, quindi, c'è questa forza che le storie hanno di indurre emozioni. E siccome sappiamo che le emozioni poi sono quello che ci fa di fatto muovere, eccetera, eccetera, la capacità di indurre, di provocare emozioni è fondamentale quando vuoi aiutare qualcuno a cambiare, che tu lo voglia aiutare come cliente di un counseling o in aula, eccetera, è una capacità fondamentale. E quindi ero molto contento di questa cosa qua. Poi ho scoperto Tyler Cowen. Tyler Cowen è un economista. Trovate su TED una sua presentazione che si intitola Perché sono sospettoso delle storie. Quindi Tyler Cowen è un economista che scrive, lo trovate su Wikipedia la sua biografia, un economista contemporaneo, però ha fatto questa presentazione che trovate appunto su internet in cui dice: noi siamo affamati di storie, le storie ci fanno anche emozionare, il mio problema come economista è che poi le storie c'entrano sempre poco con la complessità della realtà. Noi ci raccontiamo delle storie sul perché succedono certi fenomeni. Raccontare le storie semplifica da una parte, dall'altra ci titilla l'emozione, ma quando si tratta di capire fenomeni complessi, le storie bisogna essere diffidenti. E allora ho cominciato a pensare, siccome io faccio una professione in cui aiuto le persone a risolvere problemi, andare avanti, a cambiare, come dire, l'aiuto a... E la vita di una persona è una faccenda complessa, no? C'è un passato, c'è un presente, ci sono un sacco di relazioni fra le persone, ci sono le sue convinzioni. È un sistema molto complicato una volta che uno lo guarda come tale. E allora le storie da una parte mi servono come strumento per attivare emozioni, però dall'altra a volte diventano limitanti. Perché la nostra capacità di raccontarci storie a volte ci impedisce di vedere la complessità. E siccome siamo purtroppo, o per fortuna nel 2012 e non, sono passati dei secoli, attualmente noi siamo immersi in un sistema molto, molto, molto complesso e stratificato. E quindi non ho una risposta su questo. So che le storie sono molto efficaci, e sono assolutamente fondamentali in una qualunque relazione di cambiamento. Ma contemporaneamente quello che sto cercando è come si fa a andare oltre le storie e quindi a non rimanere bloccati dentro una storia quando la vogliamo cambiare, ce ne vogliamo raccontare un'altra e soprattutto quando i fenomeni a volte sono molto più complicati.